Buongiorno a tutti! Allora, nel nuovo Scopriamo le creazioni resina di oggi, come vedete ci sono solo stampi nuovi, stampi che ho ricevuto da Gea Creation e ho usato anche alcuni pigmenti nuovi, non molti, adesso vediamo più che altro se vi ricordo quali sono. Allora, direi che possiamo cominciare subito. Allora, vediamo un po'. Questa dovrebbe essere una gemma, direi, dalla forma. Sì, oh mio Dio, è bellissima! Mi piace un sacco. Allora, ho fatto i contorni di questa specie di fucsia abbastanza delicato, per modo di dire, nel senso che è un pochino trasparente. E poi lo sfondo è di questo rosino pastello con vari brillantini, come vedete. Poi sotto c'è il cuoricino inciso, che carino. Però mi piacciono un sacco i glitterini, eccetera. Devo dire che mi piace tantissimo. Oddio, è troppo carino. Cominciamo bene. Proseguiamo con questa luna, in cui ho messo vari glitter gialli e oro. Allora, vista così è una semplice luna. Poi se si guarda in controluce si vede che è opaca con i dettagli trasparenti, molto carina. Ecco, visto che per la maggior parte è opaca, forse era meglio non usare i brillantini, perché nella parte opaca appunto non rendono molto. Però comunque è veramente molto carina, tanto sono carini questi dettagli fatti così, davvero belli. Poi questo, ah sì, per questo ho usato uno di quei pigmenti nuovi di Miniature Suite, quelli con i riflessi strani, vediamo se si vedono. Anche qui è per la maggior parte opaco, quindi non si vedono molto, si vedono proprio poco. Come vedete appunto questo pigmento, come dicevo, è proprio bianco con dei riflessi. Si vedono un minimo i riflessi qui, ma c'è boh, sì. Dal vivo un pochino si vedono, anzi in realtà, però dalla fotocamera davvero non riesco a farveli vedere, sembra proprio bianco e basta la fotocamera, in realtà ha i riflessi rosa, rossi, una cosa così. Da d'azione non si vede, mi serve una fotocamera super faiga. Poi vediamo, questo sono sicura che è un disastro, era quella specie di cornicetta con le rocce tipo. Sembrano San Pietrini, ecco, oddio, lo sapevo. Allora, ho usato questo pigmento argento sulle rocce, perché appunto le rocce sono, vabbè, grigie, non argento, e ho provato a lasciare così, cioè doveva essere nella mia mente, rocce grigie e fiori colorati, però in pratica il colore si vede tantissimo anche dalle rocce, quindi non funziona la cosa. Però visto che così l'effetto è carino, penso che potrei semplicemente continuare ad usare il pigmento anche qui, vedete che ci sono tutti i dettagli, e forse verrà un po' più carino perché così è abbastanza triste. Come al solito non sono molto esperta di questi dettagli così particolari. Poi anche questo, se non sbaglio, è uno di questi colori, quindi forse non si vedrà niente la nazione. Devo colorarli un po', non lasciare solo il bianco. Cioè, da dietro qui si vede un pochino il colore del riflesso, si vede anche alla fotocamera. Da davanti non si vede assolutamente niente, ma neanche dal vivo proprio. Ma che cavolo? Vabbè, comunque, mi sa che è al contrario. Comunque è molto carino questo stampo, guardate che bei dettagli. Però no, davvero, cioè, ma che cavolo è questo pigmento che non si vede niente? Anche dal vivo, ma che cavolo? Va bene, ok. Questi qua li sto volontariamente lasciando per dopo. Qui c'è venuta una bella bolla, me ne sono accorta dopo, ormai si è asciugata. Questo cos'è che era? Ah, sì. Questo lo sapevo che colore fa, l'ho fatto di un colore solo rosa. Ed è appunto il principe Adam con davanti la bestia, poi in mezzo c'è la rosa e qui c'è Belle. È uno stampo molto molto particolare, molto carino. E dannazione, ci sono un paio di bollicine piccoline in giro. Ah no, ma che è un paio, anche di più. Va bene, ottimo. Poi lo scacciasogni, visto che è una cosa che tecnicamente serve appunto per scacciare i sogni. Il mio collegamento è stato, si sogna di notte perché si dorme di notte, la notte è scura con il cielo blu e quindi l'ho fatto blu, insomma un po' un casino. Però oddio, bellissimo, guardate quanto è bello. Il problema di queste creazioni è sempre che si vedono, sono stupende contro luce, ma altrimenti non si vede niente così, non sembra niente, tipo, sembra un cuore che cola, tipo. Però comunque è bellissimo, mi piace molto il blu notte che ho fatto. Poi, altra gemma non realistica. Oddio, ma che... come ho fatto? Mi ci sono impegnata tanto a far andare la resina in tutti i buchini e invece guardate che due bolle assurde ci sono venute qua davanti. Peccato perché era anche di un bel colore, ma... nope. Ok. Quasi quasi potrei colare la resina nei buchi per riempirla, così si riempirebbero anche questi, non lo so. Comunque si vedrebbe che manca la resina colorata, va bene. Poi, questo qui è quello stampo con l'effetto
del mare, eccetera. Oddio, guardate già così che si vede la sirenetta. Ho provato a farlo con resina verde acqua e resina trasparente colata sopra. Infatti, come vedete, l'effetto è tra il trasparente e il verde acqua. Sì, se mette a fuoco magari si vede anche un po' meglio. Vedete che il verde non è omogeneo. E non è male, avrei dovuto farlo verde acqua più su, più tendente all'azzurro blu comunque. Però quanto è bello sto stampo, cioè attraverso la sirenetta si vedono gli stampi dietro, è bellissimo. Adoro questi stampi, basta. Veramente molto bello, molto molto molto. Guarda che belli dettagli, ok, basta. Poi altro scaccia sogni un po' diverso. Oddio, mi piace questo colore, non so esattamente che colore è perché non me lo ricordo davvero. Però è molto carino, super perlato. Mi piace. Sì, molto molto carino. L'anguria, ragazzi, io l'anguria l'ho fatta con un colore solo perché davvero non saprei come fare a colorare qui sotto solo i dettagli di verde e qui sopra solo le noccioline di nero. Davvero non lo so che cosa sono queste specie di graffietti. Mannaggia, sono proprio nello stampo. Vabbè, comunque la forma è veramente carina. Allora, tiriamo fuori, non so come farò a tirar fuori questi cristalli, ma ok, adesso io ci provo. Ok, spingendo piano piano stanno uscendo. Ok, allora è venuto questo qui, molto carino. Datazione, pieno di roba dietro, non si vede niente. Qualcosa di bianco dietro forse si vede, sì, ok. Molto carino. Vabbè, ma lo scorso mercoledì abbiamo capito che adoro questi tipi di cristalli con questi effetti di colore molto carini. E l'altro non l'ho ancora tirato fuori. Ok, ce l'ho fatta. Allora, a parte che sopra ne ho collata davvero troppo poca. Questi stampi sono strani perché io metto la resina fino al bordo e poi a un certo punto si appiattisce un po'. Boh, forse escono delle bolle, quindi c'è più spazio. Allora, l'effetto è questo qui. L'ho fatto con la base blu trasparente e ho provato a metterci in mezzo quei glitterini blu ricevuti sempre da Gia, che erano così sottili, e infatti se fossero stati glitter normali adesso li avrei visti tutti sul fondo schiacciati, e invece no, essendo così sottili sono rimasti a galla e quindi sono tutti belli omogenei. Ma che bella questa cosa, mi piace moltissimo, molto bello. Sembrano bolle, no, in realtà sono glitter blu. Molto carini questi cristalli. Poi proseguiamo con la sagoma della bestia, con dentro sempre Belle, e si chiama Adam questo, il principe, quando la bestia ritorna principe. Non lo sapevo, l'ho scoperto l'altro giorno mentre facevo il video degli stampi, ho cercato su Google, e a parte che ci sono delle bolle, comunque è molto, molto particolare questo stampo. Come vedete ci sono le sagome molto in rilievo, e volevo farle di due colori. Poi mi sono resa conto che non sapevo assolutamente di che colore farli i loro due, quindi va bene, ho fatto tutto blu, perché a me la bestia ricorda il blu, per il vestito che ha nel ballo più che altro, vabbè. E mi è venuto anche un blu molto troppo perlato, comunque non è male. Questo non mi ricordo cos'è. Ah, qui dentro ho usato, vi ricordate, quei pigmenti sempre di Gea, che pensavo andassero proprio spalmati per fare tipo questo effetto qui. E no, in realtà non vanno spalmati, nel senso non si spalmano, rimangono a pezzettini come vedete, però l'effetto non è niente male. Anche perché io ho provato appunto a spalmarli e ho notato che nella parte opaca non rimanevano attaccati, quindi in realtà anche se non si vede molto, sono solo attaccati alla parte lucida. Quella opaca invece ha solo il colorante, questo qui, oro più o meno, sempre di nuovo di Miniature Suite anche questo. È un effetto molto strano, provo a farvelo vedere più da vicino possibile. Se vedete, nei dettagli opachi non ci sono tracce di questi glitter. Carina questa cosa. E questo non mi ricordo cos'è. Ah sì, è sempre una gemma, tipo queste qui. Oddio no, ho voluto provare a fare un effetto tipo con il colorante sfumato solo nelle parti davanti qui, ma no, oddio, orribile. Sembra sporca o semplicemente fatta male. E no, io ci ho provato, ma stavolta fa proprio pena. Poi qui c'è la creazione con l'albero, che ho fatto verde. E forse era più carina al contrario, no, non lo so. No, va bene anche così, perché così ho messo dietro questo sfondo verde scuro semi-trasparente in cui ci sono un po' di glitterini, non molti. E mi piace l'effetto dello sfondo trasparente. Con davanti appunto
la resina verde chiaro, che sarebbe l'albero, e il contorno con una bolla. Perché? Perché? Da dove escono queste bolle? Comunque molto carina, mi piace. Poi abbiamo, cavolo, qui mi ero dimenticata di che dovevo farci lo sfondo nero. Bene, immaginatevela con lo sfondo nero, ragazzi, perché me ne sono dimenticata, sono un genio. Ecco, così infatti fa un po' schifo. Questa è la cosa più nera che ho trovato, è una parte del microfono, non è un peluche. Comunque, questa sarebbe la planchette, ma perché la faccio vedere al contrario? Con i gattini, e ci sono sempre quei glitterini che pensavo si spalmassero sull'argento. E che non si vedono, ok, così si vedono questi qui, questi glitter, quelli stella di luce, io non so mai come chiamarli, comunque questi qui con quattro punte, molto carine. Però boh, se ci metto lo sfondo nero, poi quelli quasi non si vedono, quindi non so che colore metterci lo sfondo, lasciarlo così non mi piace, con i brillantini che lasciano la trasparenza. Non lo so, devo valutare. Infine rimangono i cristallini, questi qui. Allora, vediamo un po' come sono venuti. Allora, questi qui sono tutti questi, vedete, con questi dettagli che sembrano fatti male, in realtà sono semplicemente fatti con cristalli veri realistici, cioè veri o realistici, non lo so quale dei due. Sono un po' opachi, dannazione, non me ne ero accorta. E vabbè, comunque c'è questo qui di questo bel fucsia, questo minuscolo. Oddio, quanto è piccolo! Oddio, è minuscolo davvero. Vabbè, poi questo qui verde, questo qui è fatto in modo un po' più preciso. Cioè, sono più piccole le mie unghie, non so come farvele vedere. Sì, lo so che ho una ricrescita da paura nelle unghie, domani me le devo rifare. Questo è dello stesso colore del primo. Wow, questo è decisamente strano. Poi abbiamo questo qui lunghissimo, che è di questo verde, verde acqua, molto carino. Questo con i riflessi è sempre questo colore qui che avrebbe riflessi, ma nella fotocamera non si vedono, non capisco perché. Poi questo è di due colori, è viola e fucsia. Molto carino questo qui. Quest'altro bianco perlato. Vabbè, questo non esce, vabbè, adesso lo tirerò fuori. Intanto c'è questo qui in cui mi è collata una di queste gocce, ma fortunatamente non si vede. È blu semitrasparente, vedete? Molto carino anche questo, adoro i cristalli. Ecco, sono riuscita a farlo uscire. E questo è l'ultimo. Non mette a fuoco. E voilà. Bene ragazzi, quindi queste erano le creazioni di oggi fatte con gli stampi di Gia Creation. La mia preferita è questo cristallo che mi piace davvero tantissimo con questi glitterini sotto, adoro. E niente, fatemi sapere qual è la vostra preferita e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao! Thank you.